Matteo Salvini sta cercando di recuperare il rapporto con Luigi Di Maio. I messaggi sono continui, scambi di meme, persino qualche battuta. Obiettivo: ricostruire la fiducia con Luigi. Matteo Salvini ieri ha trascorso la sua domenica in casa con la figlia Mirta e con il ministro Lorenzo Fontana, con la moglie e figlia. Un sabato in famiglia, però un'attività telefonica consistente. Però si dice che una vera chiacchierata tra i due non ci sia ancora stata. Però sono ripresi i messaggi e nell'ottica di Salvini è una buona notizia. Quindi la trattativa non è chiusa. Però lui confida in alcune telefonate con dei parlamentari che Luigi ancora non si fida, non si fida più di me, dice. Però io gli ho fatto sapere che quando vuole sono pronto, pronto per ricominciare. Ma a Biarritz, Giuseppe Conte, premier dimissionario, sgombra ogni dubbio su un suo ritorno a capo del governo con la Lega, il Movimento 5 Stelle. E fa sapere Salvini, dice, per separarmi da Luigi, il presidente del Consiglio dimissionario ha giocato un bel ruolo, perché più di una volta mi ha sconsigliato di contattare direttamente Di Maio. Non preoccuparti, ci penso io, gli avrebbe detto Conte a Salvini. E io in cosa avrei dovuto fare? Mi sono fidato. Detto questo, appunto, la fiducia non è recuperata, il punto è quello, perché il resto si tratterebbe solo di aggiornare il programma, però per farlo dovremmo metterci intorno a un tavolo. Insomma, la questione resta quella di ricostruire il rapporto personale umano tra i due. Quindi Conte gli avrebbe detto a Salvini, non chiamarlo, ci penso io. Ma se fosse veramente così, Giuseppe Conte avrebbe giocato proprio una carta sporca, però Salvini, Giuseppe Conte ti dice una cosa, però tu prendi il telefono lo stesso e chiami immediatamente Luigi Di Maio e ci parli. Ma puoi farlo anche adesso. Vi state scambiando i messaggi, prendi il telefono, fai il numero, fai squillare e vedrai che ti risponde. Se ha risposto i messaggi, addirittura battute e meme, sicuramente ti risponderà e magari potrete mettervi d'accordo per incontrarvi perché tra poco è martedì mattina. Martedì pomeriggio c'è l'incontro con il capo dello Stato. Quindi il tempo, quando lo volete fare? Alle 2 di notte? Sembrerebbe che la Lega non porrebbe nessuna condizione in un ritorno con Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, anzi, ci sarebbe l'offerta, mai fatta direttamente all'interessato, di un suo incarico, quello di Di Maio, come capo del governo, premier. Ma la Lega piacerebbe un governo con un rilancio dei programmi, Giorgetti all'economia e Salvini che rimane al Ministero dell'Interno, potrebbe essere la svolta, e Di Maio appunto Presidente del Consiglio. E un unico vice, Matteo Salvini. Ma adesso, prima erano tutti d'accordo nel Movimento 5 Stelle a un governo con il PD, ma adesso cominciano ad uscire allo scoperto anche sostenitori di un governo giallo-verde 2.0, cioè un nuovo governo con un nuovo contratto. Molti dicono meglio Salvini che Zingaretti, Renzi, la Boldrini, Rosi Bindi, Emma Bonino. Quindi gli scenari sono tre, rimangono tre. Accordo PD Movimento 5 Stelle, si va avanti per altri 3 anni con questa nuova maggioranza, Salvini all'opposizione. Opzione 2, ritorno Lega Movimento 5 Stelle, nuovo Presidente del Consiglio, probabilmente Luigi Di Maio, e il governo continua con un nuovo programma fino a fine legislatura. Terza opzione, Di Maio non si mette d'accordo né con Zingaretti né con Salvini, si va al voto fra 40 giorni. Si vota. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.